Amici, bentornati. Come vi avevo promesso, non mi dimentico di voi e sono qui per portarvi dei nuovi contenuti della mia rubrica Il diario del fotografo. Oggi voglio parlarvi di uno degli ultimi shooting che ho fatto. Non vi porto questo caso perché sia qualcosa di eccezionalmente particolare o di eccezionalmente difficile, ma semplicemente perché è un ottimo esempio di generi fotografici che secondo me stanno prendendo molto piede nel corso di quest'ultimo anno soprattutto. È una cosa questa che io avevo già previsto in un video che ho fatto diversi mesi fa, in cui ipotizzavo quali avrebbero potuto essere i generi fotografici su cui conveniva investire durante il 2021, per una serie di motivi che è inutile che io vi stia a spiegare. Gli still life sono letteralmente esplosi, perché sono esplosi gli e-commerce, perché moltissime attività si sono ritrovate ad avere i punti vendita chiusi ed è quindi stato necessario andare a integrare con la parte online. Ovviamente questo come viene fatto? Tramite il medium visivo, quindi tramite l'ausilio di immagini. Per questo motivo io, come molti altri fotografi, abbiamo cominciato a fare molto più still life rispetto a prima. Abbiamo cominciato ad avere più clienti che richiedevano still life, abbiamo cominciato a dover fare più fotografie still life, più sessioni di fotografia still life per i clienti che avevamo già. Oggi non si tratta di still life, non è questo che vi porto oggi, bensì oggi vi porto uno shooting fotografico per una spa, per un centro estetico. Non si tratta di uno shooting particolare, non ci sono cose che io non vi abbia già raccontato in questo shooting, si tratta grosso modo di un lavoro molto standard, delle solite cose che vado a fare quasi sempre. Quindi ho fatto delle fotografie di interni, ho fotografato l'entrata della spa come potete vedere, ho fatto delle fotografie di interni, stile real estate, la solita cosa che vado a fare quasi sempre quando faccio un servizio fotografico di questo tipo. Queste sono foto dell'ambiente fatte con il cavalletto, fatte con la tecnica HDR, come sono solito fare, perché mi piace catturare quanti più dettagli possibile della scena, quindi mi piace avere varie esposizioni e poterci giocare dopo in post-produzione in maniera tale da ricreare la scena nella maniera più fedele possibile, perché la gamma dinamica della mia fotocamera spesso non è sufficiente ad avere la resa che io voglio, la resa che è quella che io vedo con i miei occhi quando sono sul posto. Quindi spessissimo ricorro alla fotografia HDR. Questa è una delle cose che ho fatto, per queste foto è stato usato un treppiede. L'altra cosa che è stata fatta sono le foto dei trattamenti, foto e video dei trattamenti in realtà. Io vi faccio vedere prevalentemente le foto perché mi interessa di più. Per quanto riguarda i video, tutte le cose che vado a dirvi sono esattamente le stesse, nel senso che se ho utilizzato una tecnica per le foto probabilmente l'ho utilizzata anche per il video, salvo l'utilizzo del flash, perché per fare queste foto ho utilizzato un flash a slitta. L'ho utilizzato perché è incredibilmente pratico e gli stanzini per i trattamenti all'interno di questa spa, come a dire il vero all'interno di quasi tutte le spa dove mi è capitato di lavorare, sono piccoli perché lo spazio è razionalizzato e quindi è fatto apposta per contenere un lettino con il paziente o cliente, a seconda che stia facendo dei trattamenti di benessere o dei trattamenti riabilitativi, e l'operatore, l'operatrice in questo caso, che offre il trattamento. Quindi queste stanze sono fatte per ospitare circa due persone. Diciamo che io un po' mi sentivo di troppo, nel senso che lo spazio non è tantissimo. Per questo motivo ho preferito non portarmi dietro delle luci giganti, degli ombrelli enormi e voluminosi, ma ho preferito optare per il buon vecchio speedlight montato direttamente sulla camera, e ovviamente l'ho fatto rimbalzare sulle pareti che erano bianche, quindi l'ambiente mi è venuto incontro, muri bianchi, pareti bianche, ambiente comunque luminoso. Non ho dovuto illuminare la scena a giorno perché comunque c'era molta luce che filtrava attraverso le finestre. Ho usato il flash più che altro per dare una schiarita e per correggere un pochino la luce ambientale. La luce ambientale era neon, la luce neon introduce una tonalità verde che non è gradevole per niente, anche se noi a occhio magari tendiamo a non vederla, anche perché l'occhio si abitua alle tonalità, quindi è difficile rendersene conto, però il neon introduce del verde.
Il verde sulle tonalità della carnagione, dell'incarnato umano, non rende quasi mai molto bene e, per la verità, non rende molto bene neanche come fondale. Questo per tutta una serie di motivi. Quello che io vado a fare in questo caso è che vado a dare una schiarita col mio flash che intanto illumina ulteriormente un po' la scena, quindi magari posso non arrivare a utilizzare degli ISO estremi e consegno un'immagine di qualità superiore, ma vado anche a ricolorare l'ambiente, perché con le mie luci io le sparo su un muro bianco e quindi diffondo una luce bianca che va un po' a coprirmi quella luce verde, quantomeno a renderla un po' meno pervasiva. L'effetto generale ne giova sicuramente. Ovviamente nel caso dei video è stato fatto un discorso diverso. Nel caso dei video è stata introdotta una singola luce, perché comunque lo spazio non era tanto. La luce che è stata introdotta è quella che ho davanti a me in questo momento, che è una classica ring light. È stata utilizzata sia per fare le interviste al personale sia per fare i video dei trattamenti. Ho utilizzato questa luce per fare tutti i video semplicemente per una questione logistica, perché ero lì quel giorno e ho preferito utilizzare la stessa luce per fare tutto piuttosto che dovermene portare delle altre, anche perché portarmi delle luci in più non mi avrebbe dato chissà che cosa in più in un contesto di quel tipo, quindi ho preferito utilizzarne una sola che diffonde molto bene, quindi era esattamente quello di cui avevo bisogno e ho preferito non fare giochi di luci strani. Ho preferito rimanere su un setup da una singola luce, che poi non è mai una singola luce, lo chiamiamo singola luce ma in realtà abbiamo la luce dell'ambiente, abbiamo la luce dell'esterno, quindi in realtà ci sono più luci che si vanno a sommare, di cui questa era la mia principale. Come potete vedere nelle immagini, non si tratta di niente di particolare a livello di tecnica, è semplicemente una sorta di reportage dei trattamenti con focus sui dettagli che il cliente mi ha chiesto di mettere in risalto. Quindi a seconda del trattamento ci si concentra su una parte diversa, sulla specificità che si vuole mettere in evidenza. Queste immagini vengono ovviamente utilizzate per il sito web del cliente, per eventuali campagne social, comunque rimangono in archivio e possono essere utilizzate ogni volta che lo si reputa opportuno, perché comunque rimangono lì e sono patrimonio sia per chi fa la comunicazione per il cliente sia per il cliente stesso. Ora, se a livello tecnico questo shooting non è la cosa più interessante che io vi possa portare, è invece un caso abbastanza interessante dal punto di vista di quello che la fotografia può fare per i clienti nel 2021 e quindi negli anni a venire. Dobbiamo renderci conto che la fotografia è cambiata, ma non è morta. Si dice spesso gli smartphone hanno ucciso la fotografia, i social hanno ucciso la fotografia. Ora, secondo me tutto questo non è vero. Non è vero per una serie di motivi, ma per un motivo soprattutto. Se io penso a chi sta facendo un uso maggiore dei social in questo momento, mi vengono in mente i giovanissimi, che comunque fra TikTok e Instagram li usano veramente veramente tanto, e mi vengono in mente, non me ne vogliano, i cinquantenni che postano i gattini su Facebook, però non su Instagram. I cinquantenni stanno su Facebook a postare i gattini e i giovani stanno su TikTok a ballare. Ora, pensateci un momento. Questi erano vostri clienti? Cioè voi avreste fatto, mi rivolgo a chi scatta ovviamente, ma mi rivolgo, è un pensiero che rivolgo a tutti, anche chi non scatta può fare questo ragionamento. Secondo voi un cinquantenne che posta gattini piuttosto che una ragazzina che fa un balletto erano il vostro pubblico di riferimento in quanto all'offerta di un servizio fotografico? Ora, se la vostra risposta è sì, ci rivolgiamo a una nicchia diversa. Nel mio caso non è il mio pubblico. Quindi personalmente non mi sento toccato da questa cosa. Che cosa voglio dire con questo? Voglio dire che una ragazzina di 16 anni che posta un balletto non mi avrebbe mai chiamato per farle il video. Ma io stesso, se mi avesse chiamato per farle il video, le avrei sconsigliato di rivolgersi a me. Le avrei detto col cuore in mano, guarda, fatelo fare da un'amica, chiama qualcun altro, cioè te lo puoi far fare gratis da qualcuno che ti regga il cellulare, non ha senso che chiami me, mi dai una barca di soldi per fare un giochino alla fine. Non perché io sia così bravo che non posso abbassarmi a fare queste cose, ma perché non vale la pena pagare uno che lo fa di mestiere per fare una cosa di questo tipo, che è un gioco e che quindi dovrebbe anche essere divertente e che quindi non dovrebbe avere di mezzo una transazione economica anche importante per fare 15 secondi di video. Parimenti un cinquantenne che posta i gattini, sì, mi è capitato, mi è capitato di fare fotografie privatamente per i gatti. Quindi mi è capitato di andare in casa di clienti, cioè persone normalissime,
proprietari di un gatto e mi è capitato di fotografare i loro gatti. Capita una volta nella vita e francamente non è il mio pubblico di riferimento, perché non si può vivere di quello. Se qualcuno mi vuole smentire, se c'è qualcuno che vive fotografando cani e gatti, io sono felicissimo per lui. Io non ci sono riuscito, quindi quello non è il mio pubblico di riferimento. In questo senso, i social, i cellulari, la tecnologia ai fotografi non hanno tolto niente, nel senso che i clienti che c'erano una volta ci sono ancora. Ci sono ancora, non sono i ragazzini che postano su TikTok e su Instagram e non sono nemmeno, non voglio dire gli anziani perché non è così, ma gli adulti che postano gatti. È possibile che qualche adulto che posta gatti sia anche proprietario di un'azienda. In quel caso le due cose potrebbero coincidere, però tendenzialmente chi ha un'azienda propria non ha tempo di postare gattini, a meno che non sia un'azienda che va particolarmente bene o particolarmente male. In quel caso il tempo di postare gattini viene sempre fuori, ma quelli che conosco io non hanno il tempo di postare gattini perché stanno facendo un'altra cosa. Quelli sono i clienti che bisogna andare a cercare, quello è il nostro pubblico di riferimento. Quel pubblico esiste ancora perché secondo me il pubblico a cui un fotografo si dovrebbe rivolgere prevalentemente sono le aziende. Non dico questo per dire che chi fa ritratto privato, battesimi, matrimoni, faccia un cattivo lavoro, assolutamente. Io vi dico per me, per quella che è la mia esperienza, per me lavorare 3 mesi l'anno e farmi 3 mesi l'anno di matrimoni serratissimi e poi il resto dell'anno stare a spendere i soldi che ho guadagnato in quel periodo è una tecnica fallimentare. È fallimentare per me, non è detto che per qualcun altro non funzioni, per me non funziona. Non mi sento tranquillo impostando la mia strategia nell'ambito del mondo fotografico su questa cosa. Preferisco di gran lunga lavorare per le aziende per una serie di motivi. Le aziende lavorano tutto l'anno, le aziende pagano di più. Le aziende sono di più delle persone che si sposano. In questo momento ci sono molte più aziende che sono disposte a spendere dei soldi per un servizio fotografico piuttosto dei privati che sono disposti a spendere meno soldi per farsi fare un servizio fotografico di matrimonio piuttosto che di battesimo. Quindi io questo l'ho sempre pensato, ma adesso a maggior ragione, che poi i matrimoni sono anche un po' incerti così, io ho sempre pensato che puntare sulle aziende fosse meglio. Ovviamente non è facile per un motivo, non è facile perché per puntare le aziende bisogna proporsi con dei lavori per le aziende. Ovviamente bisogna specializzarsi un pochino, io non posso andare da un'azienda e dire guarda io ti faccio gli still life più fighi della terra, ti faccio vedere le foto dei battesimi che ho fatto. Cioè così non funziona, non funziona perché, attenzione, qui non è questione di titoli di studio o cose del genere, l'azienda non vi chiederà mai dove avete studiato, io credo in vita mia, credo che nessuno mi abbia mai chiesto che titolo di studio ho. Ce l'ho pure, ma nessuno me l'ha mai chiesto, perché non ha importanza, perché io potrei essere rettore della facoltà di medicina di Vattelapesca, però al mio cliente interessa solamente se io so fare quella foto. Per cui il mio cliente mi chiederà, fammi vedere una foto che hai già fatto. È tutto lì quello che conta. Quindi ovviamente se bisogna puntare alle aziende, bisogna presentarsi con un portfolio che faccia capire alle aziende che siamo abituati a lavorare con le aziende, che siamo abituati a lavorare B2B. Se noi questo portfolio non ce l'abbiamo, ce lo possiamo fare anche finto, vi dirò, perché presentarsi a un'azienda con un portfolio per privati, quindi cresime, matrimoni, battesimi, è sbagliato. È sbagliato perché stiamo facendo vedere all'azienda una cosa che non vuole, per cui è un errore tattico abbastanza importante, perché se ci giochiamo un'azienda, abbiamo un contatto con un'azienda e ci presentiamo con un portfolio che non va bene, ce la siamo giocata. Quindi è un errore assolutamente da non fare. Come si fa a non farlo? Se non ho un portfolio adeguato me lo devo fare. Ora, piuttosto che presentarsi con un portfolio il cui indirizzo è sbagliato, è meglio presentarsi con un portfolio fittizio. Questo non vuol dire imbrogliare l'azienda, vuol dire semplicemente, guarda, io non ho fatto lavori per aziende importanti, però queste sono le mie capacità, quindi se tu fai vestiti ti faccio vedere un portfolio di indossato, ti faccio vedere un portfolio di still life. Poi è evidente che se fotografo un capo di Gucci, non è Gucci che me l'ha commissionato, sono io che ho fotografato un capo di Gucci che avevo io, che aveva una persona a me vicina e che me l'ha fatto fotografare. Te lo porto come esempio, non ho lavorato per Gucci ovviamente, se no non ero qui a elemosinarti con il mio portfolio fatto in casa, però in questa maniera ci riusciamo ad avvicinare di più a un potenziale cliente che è il nostro target piuttosto che con un portfolio che ha un target completamente sbagliato. Arriviamo al dunque di quello che vi volevo dire oggi. Il punto qual è? Il punto è che in questo momento, come
già preannunciato nel video in cui prevedevo i generi fotografici che sarebbero andati maggiormente, a mio parere la salute e la cura della persona stanno avendo e continuano ad avere un boom molto importante. C'è più attenzione alla nostra salute e alla cura della nostra persona. Per questo motivo le spa, i centri estetici, le palestre stanno andando di più. Ora, stanno andando di più perché c'è una maggiore domanda, quindi è la gente che vuole queste cose. Nel momento in cui la domanda sale, ovviamente l'offerta si adegua e questo significa che paradossalmente, anche se c'è la crisi, girano più soldi in quell'ambiente. In quell'ambiente quindi che cosa succede? Che chi è in quell'ambiente sarà molto più ben disposto a spendere dei soldi per continuare questo trend. Ora, per continuare questo trend, i canali sono quelli, sono i canali social. Per stare sui canali social servono dei contenuti. I contenuti chi li fa? I contenuti li fa il fotografo, i contenuti li fa il videomaker, per esempio. Quindi è importante sapersi proporre alle persone giuste nel momento giusto. In questo momento, d'accordo che c'è lo still life, d'accordo che si fa comunque fotografia di interni, la fotografia di interni è una cosa che spesso io includo nel pacchetto. Questo cliente specifico l'ha chiesta, però è una cosa che molto spesso io includo nel pacchetto, nel senso che molte volte mi viene detto: facciamo un servizio fotografico in una spa, ci serve per esempio far vedere i trattamenti. Ok, voi volete il cliente vuole i trattamenti, però io dico sempre: senti, ti faccio anche gli ambienti. Questo lo faccio per una serie di motivi tutti molto validi. Il primo, io sono molto bravo a fare foto di interni, quindi è una cosa che mi viene bene, è una cosa che rende molto, nel senso che ha una buona resa per me, soddisfa il mio cliente, soddisfa i bisogni del mio cliente nel far vedere gli spazi interni, ha molteplici utilizzi, il sito, i social, Google Maps, ha molteplici utilizzi e quindi è una cosa che viene sempre buona, quindi io la faccio, la propongo sempre. Ha senso proporre al cliente un pacchetto di questo tipo perché va a coprire un pochino tutte le casistiche, quindi nel momento in cui il cliente mi chiede un servizio fotografico improntato su un certo topic, io tendo a proporgli delle cose in più. In questa maniera sono propositivo, il cliente questa cosa se la ricorderà, si ricorderà che io ho proposto e messo sul tavolo più cose di quelle che lui aveva chiesto. Ricordiamoci che il cliente medio apprezza molto la propositività perché di solito non ha una visione d'insieme molto lunga, ragiona sulla campagna e sulla promozione del momento, quindi ragiona sul fatto magari che in questo momento riaprono le piscine, dico una cosa a caso che ho orecchiato oggi, riaprono le piscine, allora si deve fare magari una campagna sulle piscine. Nel momento in cui noi andiamo a fare un servizio fotografico, più cose riusciamo a fare, più cose gli possiamo proporre in futuro senza doverci accollare delle ulteriori uscite. Ora bisogna fare un ragionamento sul fatto se queste uscite siano pagate o meno, perché se il cliente è in abbonamento e le uscite successive sono già pagate dall'abbonamento, è bene, ovviamente per ottimizzare il nostro tempo, che cerchiamo di portarci a casa più cose possibile nell'arco di una sola sessione. Quindi è bene che siamo propositivi, è bene che spieghiamo al nostro cliente che più cose riusciamo a fare meglio è, che quindi ci dobbiamo organizzare con lui per portarcene a casa il più possibile. Se nell'arco di una sola sessione riusciamo a portarci a casa trattamenti interni, esterni e magari qualche video, qualcosa di particolare, magari non ci serve subito, ma magari lo possiamo sfruttare in seguito. Queste sono tutte cose che ci permettono di instaurare un rapporto di lunga durata con il nostro cliente, perché il cliente si rende conto che abbiamo fatto un buon lavoro. Qui non è tanto questione di tecnica la do ormai per scontata, nel senso che noi dobbiamo sapere quello che stiamo facendo, dobbiamo sapere come portarci a casa delle immagini buone in ogni situazione possibile, dobbiamo prevedere ogni situazione possibile, perché dobbiamo sapere che magari un ambiente avrà più o meno luce e quindi di conseguenza dobbiamo portarci delle luci o una lente più luminosa, dobbiamo sapere già che tipo di ripresa faremo nel momento in cui siamo in una stanza a filmare un trattamento, quindi dobbiamo prevedere che la stanza non sarà enorme, dobbiamo prevedere che ci servirà magari un'ottica lunga per fare i dettagli, magari un grandangolo per fare una visione d'insieme. Queste sono tutte cose che noi dobbiamo già sapere, ma le do assolutamente per scontate come le dà per scontate il nostro cliente. E il nostro cliente ragiona con lo smartphone. Lui è abituato a prendere l'iPhone, inquadrare e scattare. Quindi le sue foto sono brutte perché non ha tecnica, non ha cultura fotografica, salvo rari casi, di solito non ce l'ha. Quindi senza tecnica e senza cultura fotografica le sue foto sono oscene, il più delle volte. Ovviamente l'iPhone aiuta perché l'iPhone uniforma tutto, quindi magari si vedono anche bene, magari ha anche dei bei colori.
Però quello che importa è che il nostro cliente non ha problemi nel momento in cui scatta una foto, per cui si aspetta che non ce li abbiamo neanche noi. Il nostro cliente non si aspetta di sentirci dire ho avuto un problema, la foto non è venuta, piuttosto che ho avuto un problema, non è venuta come ci aspettavamo. Il nostro cliente si aspetta di sentirci dire guarda, la foto è venuta molto meglio di come pensavi tu, è venuta molto meglio delle tue aspettative. Questo vuole sentire e questo vuole vedere. Quindi quando andiamo a fare un lavoro dobbiamo assicurarci di utilizzare ogni trucchetto che conosciamo per arrivare a questo risultato. La fotografia HDR è uno di questi perché permette di giocarsela in post-produzione, permette di catturare una gamma dinamica maggiore di quella che la nostra camera è in grado di leggere. In questo modo possiamo decidere, prendere delle decisioni su quella che è l'esposizione delle singole parti della nostra immagine una volta rientrati a casa, perché quando siamo lì, quando siamo in location, scattare, guardare nell'oculare, guardare sul display non ci dà tanto affidamento. Non vi fidate troppo, non vi fidate dell'istogramma, perché l'istogramma alla fine non vuol dire niente. L'istogramma vi dice solo se ci sono delle luci bruciate, della perdita di dettaglio, ma potrebbe essere quello che volete, potrebbe non essere quello che volete. Questo purtroppo, a mio parere, lo scoprite veramente solo quando tornate a casa e guardate le foto a monitor, su un monitor serio. Una volta che vi trovate a casa e vedete le foto, vi rendete conto se avete fatto errori madornali oppure no. Per evitare di fare errori madornali e di non essere in grado di aggiustarli, io mi ricordo la lezione di un docente che ebbi, Charlie Borland. Lui diceva sempre: usate il bracketing come se non ci fosse un domani. E a me questa lezione è rimasta, nel senso che non è che faccio 100 esposizioni, ne faccio 3, però cerco di fare l'esposizione mediana corretta in maniera tale da portarmi a casa una gamma dinamica superiore a quella che mi serve, perché è superiore. In questo modo posso fare tutto quello che voglio, perché ho più informazioni di quelle che mi servono. In questo modo il mio lavoro è inattaccabile. Il cliente non potrà mai dirmi che c'è una luce troppo brillante o un'ombra troppo scura, perché gliela posso sistemare in un attimo. Sì, magari me lo può anche dire. Mi dice, guarda, questa qui me la puoi schiarire, io gliela schiarisco perché ho tutte le informazioni necessarie per farlo. Tutto questo si riduce alla fine a un discorso di previsione. Io cerco di prevedere quale sarà il mio futuro possibile cliente. In questo momento in cui c'è molta attenzione alla cura della persona, è evidente che una spa o comunque un esercizio commerciale che si dedica alla cura della persona, al benessere della persona, può avere un richiamo maggiore rispetto ad altre cose. Per questo motivo cerco di dedicarmi attivamente a puntare clienti di quel tipo. Cerco di essere propositivo nei confronti di clienti di quel tipo. Questo non vuol dire andare porta a porta a bussare, però vuol dire che se io cerco di produrre dei contenuti che siano adatti a quel tipo di cliente, mi avvicino alla sua nicchia. Ovviamente in questo momento faccio un esempio col cuore colmo di dolore, ma avvicinarsi alla nicchia dei ristoratori in questo momento non è la cosa migliore che possiate fare. Per cui in questo momento produrre un portfolio di food sicuramente non è una tattica vincente. Perché? Perché il food è forse uno dei settori più penalizzati da questa crisi e quindi è un settore che non riesce a investire quanto altri settori in questo momento. Il settore food in questo momento, se investe, è per ampliare le sale, è per avere i tavoli all'aperto, è per avere la sanificazione, per altre cose che sono più essenziali, perché uno può spendere soldi per fare un servizio fotografico, ma se poi non hai soldi per tenere aperto non è stato un buon investimento. Quindi quello secondo me in questo momento non è un settore su cui investire, così come non lo è il settore alberghiero. C'è un pochino di ripresa, il turismo sta facendo qualche passo avanti, quindi è possibile che si riescano a tirare fuori delle foto di interni per qualche albergo, però improntarlo semplicemente su quello secondo me in questo momento non è una buona strategia. Con questo che cosa voglio dirvi? In realtà non vuole essere una predica, assolutamente, vuole semplicemente essere un invito. Un invito per chi sta praticando o cercando di praticare questa professione a guardarsi bene intorno, a cercare di prevedere dove può andare il mercato, perché i segnali, ragazzi, sono visibili. Noi possiamo prevedere che cosa sarà di questo mercato fotografico. Come vi stavo dicendo prima, il mercato non è morto, la fotografia non è morta, è più viva che mai. Il punto qual è? Ci sono dei clienti che hanno troppo lavoro da fare per mettersi a fare le foto da soli. È lì che noi dobbiamo entrare a gamba tesa, perché nel momento in cui un settore sta lavorando, e vi faccio per questo l'esempio della salute, nel momento in cui un settore sta lavorando,
quel settore avrà bisogno di qualcuno che si occupi di portare a casa dei buoni contenuti, delle buone immagini. Perché vi ho fatto l'esempio del food? Anche per farvi capire questo. Prendete l'esempio del food, prendete l'esempio di un ristoratore. Un ristoratore in questo momento che cosa fa? Lavora di meno, perché gli hanno dimezzato i tavoli, c'è il distanziamento, magari può servire solo le persone fuori. Questo che cosa significa? Che magari aveva 70 coperti dentro e adesso ne ha solo 17 fuori. Quindi quali sono le conseguenze di questa cosa? Avrà dimezzato il personale e lavorerà di meno. Questo che cosa comporta? Quando lavori di meno hai più tempo libero. Un ristoratore in questo momento le foto riesce a farsele da solo e preferisce farsele da solo con l'iPhone piuttosto che investire, perché in questo momento non sta guadagnando abbastanza da fare un investimento. Invece tutti quei settori che riguardano la cura della persona hanno ingranato bene. Le palestre adesso forse riaprono, incrociamo le dita, le piscine forse riaprono, incrociamo le dita, ma comunque le spa, i centri estetici e tutto quello che è la cura della persona, la riabilitazione medica anche, ha avuto un certo boom, c'è proprio un'attenzione maggiore a queste cose. Quindi che cosa succede? Quei settori lavorano di più e quindi gli addetti ai lavori di quel settore non hanno più il tempo di farsi le foto da soli. Forse prima ce l'avevano, adesso non ce l'hanno più. Per questo motivo quello è uno dei settori da puntare in questo momento, perché siccome non hanno il tempo di stare dietro sia alle foto, sia ai social, sia ai video, sia alle campagne, magari riescono a farne una di queste cose, magari riescono a farne anche due, però non è quello il loro lavoro. Saranno secondo me molto più propensi ad affidarsi a qualcuno che fa quello di mestiere, proprio come io vado da un personal trainer quando vado in palestra e proprio come io vado da un'esperta quando vado a farmi fare per esempio un trattamento alla spalla. Ho fatto una sessione di ultrasuoni qualche mese fa, fantastico, la spalla è tornata a posto in due sedute, meraviglioso, ve lo consiglio, solo se avete male ovviamente, non fatelo a caso, mi affido a una persona che lo sa fare, non è che prendo apparecchi a ultrasuoni e me lo sparo da solo, vado a farmelo fare da qualcuno che è capace, perché è una cosa a cui do valore. Nel momento in cui diamo valore a qualcosa, ecco che lì ci può essere un mercato che si apre. Non è il mercato dei ragazzini su TikTok, non è neanche il mercato dei cinquantenni su Facebook. È un mercato professionale che bisogna andare un pochettino a scassinare, perché non è aperto immediatamente, non è facile da vedere. Bisogna sviluppare l'abilità di vederle queste cose. Adesso con questo io non voglio dirvi che domani vi dovete buttare su tutte le spa che conoscete, su tutte le palestre che conoscete a chiedere se servono servizi fotografici, piuttosto, anche perché così non funziona, se vi fiondate a fare quella cosa lì e non avete un portfolio adeguato, come vi dicevo, non serve a niente. Cioè vi presentate da una spa e dite: guarda, io ho fatto 5 battesimi e 2 matrimoni, vorrei fare le foto della tua spa. E questo vi guarda e dice: guarda, sei tanto caro, ma no. Cioè non ve le fa fare, non ve le fa fare perché non gli date nessun affidamento, oppure ve le fa fare gratis, che è la cosa peggiore in assoluto che possa succedere, perché nel momento in cui voi prendete un cliente, gli fate un lavoro gratis, attenzione, in questo caso glielo fate male. Glielo fate male per un sacco di ragioni, glielo fate male perché non l'avete mai fatto, avete fatto solo battesimi e quindi non la sapete fare quella roba lì, quindi andate lì un po' improvvisando, quindi quel cliente per voi è bruciato, perché non vi chiama più. Inoltre non vi ha pagato, inoltre gli fate un lavoro che non è buono. Quindi quel cliente lì non pagherà mai più un fotografo perché la sua esperienza è negativa. Ha chiamato un fotografo, gli ha fatto un lavoro che non valeva nemmeno la pena pagare, fra l'altro un fotografo che l'ha fatto gratis, quindi non credeva nel suo lavoro, quel cliente non chiamerà mai più un fotografo perché ha avuto un'esperienza completamente negativa. Voi ve ne tornate a casa con delle foto brutte che non potete usare come portfolio e non avete visto il becco di un centesimo. Che cosa voglio dire con questo? Che non dovete nemmeno proporvi? No, non voglio dire questo, voglio dire che dovete proporvi con un minimo di zucca. Fate delle prove prima, studiatevi quello che andate a fare, fate delle prove con degli amici, cercate di capire che cosa andrete a realizzare. Quando vi sentite sicuri proponetevi, quando sapete già che cosa andrete a fare, perché andare lì a improvvisare si fanno solo figure pessime, per non dire di peggio. Quindi questo è assolutamente sconsigliato. Se, ovviamente, se avete un amico che ha una spa e gli fate dei lavori in amicizia, quella può essere un'ottima cosa, perché in amicizia glieli fate gratis, vi fate il portfolio e poi andate a puntare i suoi competitor per fare i lavori a pagamento. Così poi litigate e finisce l'amicizia. Obiettivamente però io non ci credo che avete tutti un amico che è padrone di un centro estetico, quindi questa tecnica è una cosa su cui non si può fare molto affidamento. Ovviamente il corredo fotografico gioca un ruolo importante, nel senso che se il mio cliente ha un iPhone, e fidatevi, il mio cliente ha un iPhone,
Voi non potete andare lì con un altro iPhone, perché uno dice: mi aspetto che tu faccia qualcosa di più. Quindi ci vuole un corredo che produca dei risultati un po' migliori di quelli di un telefonino. Lo dico purtroppo per i fan del telefonino, lo so che è bello scattare con quell'affare piccolino, però l'hardware conta. Un sensore più grande, una lente migliore portano a casa dei risultati 100 volte migliori. Un cliente questo, secondo voi, lo capisce? No, ragazzi, il cliente non lo capisce. Non lo capisce anche perché nel 90% dei casi le foto non verranno mai stampate, finiranno sui social e basta. Quindi sono piccole così e andavano benissimo anche fatte con l'iPhone. Ma è una questione di testa. Il mio cliente deve vedere che io faccio qualcosa in più, che faccio qualcosa che lui non fa, perché altrimenti me lo facevo da solo. Cioè, se io chiamo un fotografo e vedo che fa le foto con l'iPhone, la volta dopo dico: beh, ho visto dove si metteva per fare le foto, si è messo lì in quella posizione lì, l'inquadratura era quella, ha usato il mio stesso telefono, vuoi che non venga anche a me? E a quel punto lo sapete qual è il bello? Che avrebbe ragione il cliente, perché vi ha visto farla, riuscirebbe a fare esattamente la stessa cosa. Nel momento in cui invece voi vi presentate con un corredo un pochettino più completo, un pochino più professionale, mettete in campo una serie di tecniche e di abilità, per cui magari portate un color checker per fare i colori, avete una luce con i dimmer per i colori, per i toni freddi e i toni caldi, quindi gestite la scena con professionalità, gestite l'audio con professionalità, quindi magari avete dei microfoni dedicati se bisogna fare degli speech, se bisogna fare delle interviste, avete una giraffa con un microfono boom, qualsiasi cosa che susciti nel cliente da un lato curiosità e dall'altra ammirazione, per cui il cliente dice: la peppa, hai visto quanta roba questo? Che è la stessa cosa, ragazzi, di quando io vado dal macellaio, è una cavolata. Il momento in cui io vado dal macellaio, vedo il mio macellaio che gli dico che pezzo voglio, vedo che tira fuori un coltellaccio così e pam, mi taglia il pezzo esattamente che volevo con una passata fluidissima. E io dentro di me penso: cavolo, sono ammiratissimo, magari il mio macellaio è caro, però se io prendevo la bestia intera e prendevo un coltello piccolo così, perché io non ho le mannaie a casa, e provavo a tagliarmelo da solo, veniva una porcata, mi mangiavo una schifezza tutta rotta, perché non avevo la stessa abilità nel tagliare quel taglio di carne, non ero così bravo, non sono così capace, perché non è il mio mestiere. Per questo continuo ad andare dal mio macellaio, lui lo sa, ci troviamo un sacco bene, perché lui sa quello che fa e sa quello che io voglio. Ovviamente bisogna arrivare a capirsi, non è immediato, però quando io voglio un pezzo di carne vado dal mio macellaio. Perché vado dal mio macellaio? Perché il mio macellaio sa tagliare la carne. Me lo dimostra ogni giorno e ci sono dei tagli di carne nella sua vetrina che testimoniano questa sua abilità nel tagliare la carne, oltre alla sua abilità nello scegliere i tagli migliori dal suo grossista. In questo senso dobbiamo pensare che la vetrina del mio macellaio è come il nostro portfolio. È evidente che se io sono alla ricerca di un pasto a base di pesce, probabilmente non andrò da quel macellaio, ma andrò in una pescheria. È la stessa cosa. Quindi nel momento in cui vi rendete conto che c'è una nicchia che ha bisogno di servizi fotografici, quella è la nicchia da puntare. Io avevo già previsto questa cosa, quindi still life e cura della persona, l'avevo prevista mesi fa, vi confermo che è andata esattamente così. Questo servizio fotografico lo testimonia perché è l'ennesimo. Quest'anno io mi sono occupato di dentisti un bel po', centri estetici, almeno 3 o 4, e sono tutti servizi fotografici che sapevo che mi sarei bene o male trovato a fare, perché sapevo che quei settori funzionavano. Ho fatto tanto abbigliamento anche, c'è stato anche un boom di abbigliamento, in particolare abbigliamento non dico di lusso ma comunque di fascia alta. Ovviamente cito Primark, ma giusto per dire un nome, ovviamente non c'è stato il boom di Primark, quelli vabbè, d'accordo che hanno un apparato più grosso e quindi producono le cose in serie, hanno già le foto, non hanno bisogno di commissionarle a me. Però non stiamo dicendo che il settore della moda cinese ha avuto un boom, quello il boom ce l'ha già avuto e continua a esserci, ma stiamo parlando di capi da 3 euro al pezzo, quello non giustifica una spesa ulteriore, mentre capi d'abbigliamento di fascia alta, quindi giacche da 1000 euro, scarpe da 700 euro, cose di questo, di borse da 2000 euro, quel settore ha avuto secondo me una bella esplosione, almeno in Lombardia dove mi trovo io. Avendo previsto questa traiettoria per il mercato fotografico, io so che il mercato fotografico c'è, so che non ho perso niente per quanto riguarda i telefonini, perché chi si sta facendo le foto con i telefonini non mi avrebbe chiamato comunque,
e vi parlo dei ristoratori così come vi parlo dei ragazzini, così come vi parlo dei cinquantenni con i gatti. Quello non è il nostro pubblico, quello è un pubblico che non avrebbe ingaggiato un fotografo in ogni caso, quindi non abbiamo perso niente. Il pubblico che invece avrebbe ingaggiato un fotografo sono, secondo me, sempre le aziende, soprattutto in questo momento, perché le aziende hanno perso da questa crisi, quindi vogliono rifarsi. E quindi quelle che possono, quelle che vedono uno spiraglio di ripresa, sono quelle che saranno più invogliate a investire. Bene ragazzi, questo video, forse anche un po' meno leggero del solito, termina qui. Io spero di avervi aperto gli occhi su quelle che sono le possibilità del mercato fotografico nel vostro settore, nella vostra nicchia e nella zona in cui vi trovate, perché è molto importante valutare l'insieme di queste cose. Ovviamente quello che io vi ho detto oggi può essere valido qui dove mi trovo io, può essere meno valido in Puglia, può essere meno valido in Campania, può essere meno valido in Abruzzo. Io vi sto parlando della mia situazione, vi sto parlando della situazione in Lombardia. Vi esorto comunque a tenere gli occhi aperti, perché secondo me in ogni regione, ovunque vi troviate, è possibile che ci sia una nicchia esposta che sta vedendo una sorta di rinascita e che quindi ha voglia di investire e ha bisogno della creazione di contenuti. Quello che bisogna fare è crearsi un portfolio attinente e cercare di colpire esattamente quella nicchia. Questo è l'esercizio che vi lascio da fare per casa. Lasciatemi scritto in un commento se ci siete riusciti. Con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.